15 radiotelescopi sulla Terra più uno dallo spazio hanno unito le forze per ottenere immagini con la più elevata risoluzione angolare mai ottenute in astronomia. Le immagini di Biela e Lacerte, un lontano nucleo galattico attivo a circa 900 milioni di anni luce da noi, ottenute processando i dati di tutte le antenne coinvolte nel programma di ricerca, comprese due dell'INAF, hanno infatti raggiunto un livello record di dettaglio, pari ad appena 21 microsecondi d'arco. Per capire quanto piccolo sia questo angolo, è lo stesso sotto cui ci apparirebbe dal nostro pianeta una moneta da 2 euro sulla superficie della Luna. Già da alcuni decenni gli astronomi utilizzano osservazioni congiunte di telescopi in banda radio disseminati sulla Terra per ottenere immagini equivalenti a quelle raggiungibili da un unico strumento, di apertura pari alla distanza tra le singole antenne. Il salto di qualità è arrivato da qualche anno con l'entrata in funzione di un radiotelescopio spaziale, Spectre-R, della missione Radio Astron guidata dall'Astro Space Center di Mosca. Aggiungendo i suoi dati a quelli raccolti a terra, l'incremento di dettaglio nelle immagini astronomiche in banda radio è straordinario, come ci racconta Gabriele Bruni, ricercatore dell'Istituto Max Planck per la radioastronomia in Germania e associato INAF, co-investigatore dello studio. I tre risultati che abbiamo ottenuto con questo studio sono una risoluzione angolare molto alta di 21 microarcosecondi, più alta di qualunque altra immagine astronomica fino ad oggi, che ci ha permesso di studiare nel dettaglio l'oggetto Biela e Lacerte a 900 milioni di anni luce da noi, e ha permesso di verificare due punti molto importanti: la struttura elicoidale del campo magnetico che circonda il getto e la temperatura di brillanza del materiale ionizzato che provoca l'emissione in banda radio, che è oltre 10 volte più alto del limite teorico che abbiamo fino ad oggi potuto stabilire. Questo è molto promettente per i prossimi studi che verranno fatti con i dati Radio Astron e ci permetterà di scoprire nuovi dettagli riguardo ai getti radio nelle galassie attive.